Ciao, oggi ti parlo dei rulli liberi. Rulli liberi, questi sono i rulli di Elite. Sono in attesa che mi arrivino i miei nuovi rulli d'allenamento diretto sempre di Elite, con i quali potrò usare Swift e tutte le altre cose. Però in questo momento non ce li ho e ho l'unica cosa disponibile per me oggi sono questi, i rulli liberi. Questo è il rullo base che si usa sui campi gara. Come hai visto è velocissimo da montare, quindi tu prendi questo rullo, lo apri ovunque sei, lo butti per terra, ci sali sopra e inizi a pedalare. La bici, fantastico perché non deve essere smontata, quindi la bici la prendi così com'è, la appoggi sopra e va. Tu mi dirai, come fa la bici a stare in bilico, in equilibrio? Se io semplicemente prendo la bici così, come puoi vedere, la ruota dietro sui due rulli, la ruota davanti sul rullo, se io la mollo, la bici cade. Ma l'effetto giroscopico quando incomincio a pedalare, vedi, fa sì che si muovano tutte e due le ruote e appunto per questa legge fisica dell'effetto giroscopico le due ruote fanno un volano che ti tengono in bilico. Ma tutto questo è realmente pericoloso? Quello che ti voglio consigliare, se vorrai mai provare i rulli liberi e se li vorrai usare perché sono veramente comodi, ma in fase di riscaldamento pre-gara sui campi gara, se no, se hai un posto per fare i rulli a casa, ti conviene sicuramente poter usare i rulli quelli statici, perché hai un sacco di pro e un sacco di contro sui rulli. Quindi su questo rullo qui non puoi guardare la televisione, non puoi mollare le mani, devi stare sempre molto attento, non puoi fare esercizi di un certo tipo, quindi forza resistenza e tutti gli altri generi di esercizi non li puoi fare con questi rulli qui perché non hanno una resistenza. L'unica resistenza che vai a porre è sul cambio, quindi puoi aumentare, ma quando arrivi al massimo rapporto fai agilità. Con questi rulli qui si riesce a fare tantissima agilità, è come avere un po' lo scatto fisso perché non puoi smettere di pedalare, devi sempre girare le gambe e quindi non esiste Swift, non esiste niente. Qui veramente ti metti un paio di cuffiette, guardi avanti, cerchi di non cadere, anche solo prenderti da bere o asciugarti il sudore è abbastanza rischioso. Questo tendalino qui serve per non far cadere il sudore sul telaio della bici. Partire è la fase più delicata, più particolare. Se vorrai provare, ti consiglio di farlo con almeno tutti e due gli appoggi, sia a destra che a sinistra, almeno sei tranquillo di non darci una facciata. Ti faccio un po' vedere come funzionano da sotto, però tieni appunto presente che alcuni esercizi non ce li puoi fare. Sul rullo queste due gole qui servono per evitare che la ruota salti fuori, anche se comunque questa è una cosa che può succedere. Questa qui non è altro che una cinghia che trasmette il movimento dalla ruota dietro alla ruota davanti, perché appunto deve essere in movimento. Quando monti la bici sopra, la ruota deve essere indicativamente perpendicolare al mozzo, perché se la metti troppo avanti rimani schiacciato, se la metti troppo indietro rischi di saltare. Qui ci sono i suoi bulloni che la puoi regolare. Quindi questo è quanto. Questi sono i rulli da riscaldamento, molto particolari, pro e contro, te li ho già più o meno elencati. Appunto, qua sopra più che fare dell'agilità non puoi fare, ma per il periodo invernale comunque va bene. Io adesso di fatti ho proprio voglia di farmi un'oretta di agilità completa. Si può salire di potenza, ma non più di tanto, quindi va bene così. Rulli liberi, fate attenzione se li volete provare, provateli sempre in mezzo a qualcosa che vi potete appoggiare all'inizio, è davvero rischioso, però poi una volta imparato si va alla grande. Spero che questo video ti sia stato utile. Ciao, alla prossima.